Ciao, sono Attilio Cordaro di laurearsilavorando.com e in questo video voglio parlarti dell'importanza del fare delle pause se studi e lavori. Se non mi conosci, io sono Attilio Cordaro e accanto a Nicola Guarino, un altro ragazzo con la giacca rossa, abbiamo creato il sistema Laurearsi Lavorando, che è il primo sistema in Italia progettato per conciliare studio, lavoro e vita privata in modo efficace per laurearti velocemente con voti alti. Noi quello che facciamo è proprio aiutare centinaia e centinaia di studenti lavoratori come te o come tu vuoi essere, proprio a conciliare le tre cose e fare in modo che comunque la vita di uno studente lavoratore non diventi un inferno, perché ci sono molti casi, insomma, che è così, e anche noi per un periodo abbiamo vissuto questa situazione. In questo video voglio parlarti dell'importanza del fare delle pause. Perché te ne voglio parlare? In realtà perché ci sono tantissimi studenti lavoratori che, proprio perché hanno poco tempo da dedicare allo studio, quando si mettono a studiare, in realtà quello che fanno è studiare come se non ci fosse un domani, studiare senza un minimo di pausa perché io ho poco tempo, devo cercare di macinare pagine e pagine perché altrimenti a fare gli esami non ci arrivo. Ora, questo tipo di stress può portarti a studiare un po' di più, proprio magari la prima mezz'ora, cioè i primi 40 minuti. Dopo 40 minuti tu sei finito, sei proprio completamente fuso, perché proprio ci sono degli studi scientifici, ovviamente non lo dico io, cioè non è che me ne esco dal cilindro le situazioni. Ci sono degli studi scientifici che dimostrano che fare delle pause, delle micro pause in particolare, ti aiuta e aiuta la mente a sviluppare, a acquisire contenuti e concetti molto più velocemente che se non le facessi. Ora, cosa devi fare sostanzialmente mentre studi? In realtà devi darti del tempo e devi calcolarti già ovviamente in modo opportuno all'interno delle 3-4 ore, magari 6 ore che dedichi allo studio, se sei uno studente lavoratore a tempo pieno oppure part-time. Devi calcolarti come tempo di studio in realtà delle singole pause, perché quelle pause sono per te come la frizione è per una macchina. Cioè non è che tu sei in macchina, cammini in macchina e allora non acceleri continuamente. Perché se tu acceleri continuamente, poi la macchina esplode. Quando tu sei in macchina e guidi, se ovviamente non hai patente, altrimenti chiedi a tuo padre, a tua madre, insomma, sostanzialmente loro lo sanno. Quando tu acceleri, devi mettere poi delle marce. Per mettere delle marce ci vuole una frizione. La frizione è un respiro che dai al motore e che è proprio la frizione che ti permette di mettere la marcia successiva. Tu devi pensarla allo stesso modo se sei uno studente lavoratore e studi e lavori contemporaneamente. Quando studi, devi mettere quella frizione, le pause sono la tua frizione. E tu non puoi mettere la marcia successiva, quindi non puoi continuare ad assimilare e a studiare bene se non metti la frizione e metti la marcia successiva. Quindi studi, metti la frizione, cioè la pausa, e metti la marcia successiva e vedrai che studi molto meglio. Perché? Perché la micropausa, cioè la pausa fatta all'interno di una durata di una sessione di concentrazione, studio e assimilazione di concetti, ti permette cerebralmente di appunto avere molta più carica, avere molta più capacità di immagazzinare i concetti, saperli meglio, perché ti permette proprio di essere più rilassato. Addirittura all'interno del sistema Laurearsi Lavorando, io e Nicola imponiamo ai nostri studenti di fare una pausa tra un'attività e l'altra, di prendersi 60 secondi proprio per azzerare la calcolatrice, cioè azzerare la loro mente e separarla rispetto all'attività che si erano fatti prima. Quante volte magari ti è capitato di ritornare dal lavoro, magari hai avuto un litigio con un tuo collega o un tuo datore di lavoro, tornavi a casa, ti mettevi subito a studiare, però aprivi il libro e pensavi ovviamente alla cosa che ti era già successa o ti sei portato dietro quello e ti ha distratto però nello studio. Ecco, questo è un errore tipico che anche noi facevamo. Quindi in generale le pause sono fondamentali, sono il respiro del tuo cervello e tu non puoi permetterti di non fare respirare più il tuo cervello perché altrimenti muore asfissiato. Quindi fai delle pause, calcola le pause perché se calcoli di studiare 4 ore, in realtà sono 3 e mezza perché mezz'ora magari è ripartita, sono delle piccole pause che devi assolutamente fare per studiare ancora meglio e studiare appunto nel tempo. Perché tu puoi anche studiare una sola, no? Ovviamente se studi un'ora non fai una pausa. Il problema è che puoi farlo una volta per un'ora, dopodiché se vuoi studiare per 3-4 ore, se vuoi fare una sessione di studio particolarmente intensa come quella che fai per 3-4 ore, chiaramente ti servono delle pause. Quindi calcola di queste pause quando fai delle sessioni così tanto importanti di studio, perché sono fondamentali per preparare ovviamente gli esami, per studiare bene e prepararti al meglio per la sessione che ti aspetta. Io ti saluto, ti auguro una buona visione dei prossimi video in realtà che guarderai e ci vediamo al prossimo video. Ciao!